cosa hanno in comune i capelli ricci, quelli lisci e quelli rossi? Tutti contengono il 10% di acqua. L'idratazione è essenziale per la loro bellezza. Oggi Dove ha studiato uno shampoo di nuova generazione che idrata i capelli in profondità. Per capelli più morbidi e luminosi che mai, nuovo shampoo Dove. Idratazione imbattibile. Nissan Primera, con telecamera posteriore e schermo 7 pollici per parcheggiare senza voltarsi. Da oggi anche station wagon turbo diesel common rail e 1.800 euro di supervalutazione dell'usato. Augusto, il principe non vuol fare colazione. Ma questo non è vero latte fresco, chissà da dove arriva. Il principe merita Granarolo alta qualità, il re del latte fresco, solo latte italiano, che arriva ogni giorno dalle stalle Granarolo e mantiene tutto il suo sapore e le sue vitamine. E quello della Lola! E da oggi scoprite il nuovo catalogo regali di alta qualità, tanti regali per voi e per lui. Granarolo, la grande passione per l'alta qualità. Ho trovato la soluzione migliore per arredare la casa. Me l'ha offerta Berloni. 18 mesi a tasso zero, senza limiti di spesa su tutto l'arredamento. E la prima rata è a gennaio 2003. Risultato? 18 a zero per me. Lo vuoi vedere il cuore? Mortadella Cuor di Paese. L'unica firmata con il cuore fetta dopo fetta. È solo Ibis. Ibis è salumificio di Parma. Prevenire è meglio. Chiama l'800-204-204 per una visita gratuita. È un'iniziativa Andi in collaborazione con Mentelent. È sparita la colazione. Da chi riparte stamattina? Gigante, pensaci tu. E così il gigante buono riportò a tutti la loro Kinder Colazione Più. Perché non c'è colazione se manca Kinder Colazione Più. In uno dei luoghi più straordinari di tutto il pianeta, è l'Himalaya. Ulisse racconterà le imprese, le azioni e anche le tragedie di coloro che si avventurano oltre gli 8.000 metri. Vedremo il filmato del ritrovamento del corpo perfettamente conservato di George Mallory, l'inglese che nel 1924 fu forse il primo a raggiungere la vetta. Ulisse, il piacere della scoperta. Domenica, ore 20:50, Rai 3. Il bingo è una tombola gestita dai monopoli di Stato e si può giocare solamente nelle sale autorizzate. Pertanto tutti i circoli ricreativi dei pensionati, dove al posto dei soldi si vincono buoni spesa, sono diventati fuori legge. Dal gioco Stato e imprenditori devono guadagnare qualcosa e devono riempire queste sale di slot machine e polli da spennare. Ma chi ha avuto questa meravigliosa idea?